questo nuovo video dove cercherò di rispondere a una domanda che arriva abbastanza di frequente quando si avvicina la data di un corso sul linguaggio del corpo e microespressioni facciali. E la domanda generalmente è: come faccio a sapere se il docente è preparato o meno? Quali sono le certificazioni che dovrebbe avere un docente che fa corsi sul linguaggio del corpo? Allora, vista la qualità anche dei corsi che si effettuano in Italia, dove tutti possono parlare di comunicazione non verbale, mi sento di dire che la prima certificazione che dovrebbe avere un docente che insegna linguaggio del corpo, comunicazione non verbale, deve essere una certificazione FACS. Il FACS è uno strumento scientifico che ci permette di capire cosa accade a livello del viso, cosa andare a vedere quindi nel viso, dove andarlo a vedere e in questo modo riusciamo anche a capire che emozioni sta provando il nostro interlocutore una frazione di secondo prima che lui stesso ne sia consapevole. Un'altra certificazione è in microespressioni facciali, come potrebbe essere il MET del Poleckmann Group o il MIX della Humintel del dottor Matsumoto, di cui noi siamo anche partner in Italia e rivenditori ufficiali dei prodotti. Per quanto riguarda il Poleckmann Group, potete trovare sul sito di Poleckmann un software, perché il MET non è altro che un software che aiuta al riconoscimento delle microespressioni facciali, e lo stesso potete trovare sul portale della Humintel del dottor Matsumoto, un software praticamente analogo, chiamato MIX invece che MET, e tutti e due, se riuscite a superare il test finale, vi lasciano anche una certificazione. Ovvio che avere una certificazione FACS è una cosa, avere certificazioni in microespressioni è un'altra. Un certificato FACS può anche non avere una certificazione in microespressioni, perché il FACS spiega quello che accade in questi software. Quindi è del tutto superfluo che un docente abbia anche una certificazione MET o MIX, però se ce l'ha è meglio. Quindi un buon trainer di comunicazione non verbale dovrebbe avere una certificazione FACS, una certificazione in microespressioni. E per quanto riguarda la laurea, per me è importante avere una laurea in psicologia, meglio se integrata con delle nozioni di etologia. Io sono uno psicologo e ho la fortuna di avere come collega il dottor Meridda, che è un etologo, e molto spesso le sue spiegazioni di etologia mi hanno dato una visione completamente diversa delle cose. Quindi posso dire che una laurea in psicologia o in etologia è una cosa fondamentale. In più, un buon trainer di comunicazione non verbale, per me deve interessarsi anche, o perlomeno conoscere le basi dell'ipnosi, perché conoscere gli stati alterati di coscienza, capire quando intervenire, quando il nostro interlocutore sta provando una determinata emozione o no, è fondamentale. Riesce a capire meglio lo stato d'animo del proprio interlocutore e anche a saper intervenire nel giusto modo. In più, se conosciamo alcuni processi ipnotici, alcuni stati alterati di coscienza delle persone, possiamo essere ancora più persuasivi, ancora più seduttivi, perché possiamo presentare al nostro interlocutore quel che viene chiamato un simbolismo, cioè alcuni gesti particolari che lo aiutano a prendere una decisione, molto spesso quella che vogliamo noi. Quindi riuscire a capire anche alcuni processi ipnotici è fondamentale. Per sapere se un buon trainer conosce o meno la materia, un buon indizio potrebbe essere quello di sapere o chiedere quante pubblicazioni ha effettuato in quel campo. Ad esempio, io con il dottor Meridda ho scritto quasi una decina di libri sul linguaggio del corpo, altrettanti li ho scritti da solo, però non stiamo parlando di autopubblicazioni messe lì sul nostro blog, o dispense pubblicate da sole sul nostro blog. Stiamo parlando di libri che abbiamo presentato a delle case editrici che hanno creduto nel nostro lavoro di ricerca, hanno creduto in quel che facciamo, tanto da pubblicare un nostro prodotto, un nostro libro, un manuale. E queste sono tutte cose che vanno a testare la conoscenza
dell'argomento. Quindi un buon trainer, ricapitolando, deve avere una certificazione FACSE, una certificazione di microespressioni facciali, una laurea in psicologia o in etologia, o se avete la fortuna come me, siete degli psicologi, collaborate con un etologo, è ancora meglio. Una conoscenza degli stati alterati di coscienza delle persone, quindi uno stato, una conoscenza dell'ipnosi, e se possibile avere delle pubblicazioni, effettuate con varie case editrici in questo campo. Spero di essere stato abbastanza chiaro e se volete vi aspetto al mio prossimo corso sul linguaggio del corpo e microespressioni facciali. Ciao!